sono uscito. E bene ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, nuova serie con questo videogioco Firefighting Simulator The Squad, più un simulatore che un gioco, se vogliamo definirlo un po' così, e andiamo con questa struttura coinvolta che sembra abbastanza importante visto che sono 750 punti esperienza. Mentre che saremo e che faremo il tragitto per arrivare all'intervento, vi parlerò un secondo di questo gioco. Perché? Perché molti mi avete chiesto se era possibile giocare con questo gioco su piattaforme diverse dal computer. Ebbene, vi ho sempre risposto di no, perché effettivamente era disponibile solo su PC. Invece, a sorpresa, è stato annunciato che il gioco uscirà il 6 di dicembre, quindi siamo veramente prossimi, per Xbox e PlayStation 5. Non ho ben capito se sarà disponibile anche per PlayStation 4, però vi dico quello che ho visto nella newsletter che mi è comunque arrivata, ma potete trovare le informazioni anche direttamente sul sito del gioco. Quindi spero che siate contenti di questa informazione, ed inoltre, da quello che sono riuscito a capire, sarà possibile anche il crossplay, quindi potremo giocare online insieme sia con chi ha la versione come me per computer e sia chi aveva la versione per PlayStation o Xbox. Quindi andiamo infatti a fare comunque, entriamo nel vivo del gioco. Sono contento che questa serie di video, di queste missioni che andiamo a fare, sia di vostro gradimento. Ho visto i commenti, mi raccomando, lasciate sempre un like, lasciatemi un commento. Intanto qui parlano, io non ho visto che cosa mi hanno comunicato, lo vedremo sul posto. Tanto faccio sempre fare una ricognizione ad inizio partita, una ricognizione perimetrale. E quindi vi invito come sempre a lasciarmi i vostri commenti, a dirmi appunto, a darmi dei suggerimenti, a dirmi quello che preferite e quello che non preferite, in quanto non mi ero mai immaginato di portarvi un gameplay, però vedo che la cosa piace, alla fine io mi diverto e quindi magari proseguiamo senza nessun problema, anche se le missioni sono tante. E infatti la cosa bella di questo gioco negli ultimi mesi, oltre all'uscita, ripeto, il 6 di dicembre per poter giocare al gioco, quindi su PlayStation e Xbox, ci stiamo avvicinando ormai all'incendio, è proprio quello che negli ultimi mesi hanno rilasciato, se non erro, 6 aggiornamenti, quindi 6 missioni nuove, anche particolari. Ho visto l'incendio raggiunto l'esterno della parte anteriore dell'edificio, scusatemi, Perfetto, quindi potrebbe esserci anche qualcuno intrappolato all'interno. Detto questo, hanno messo missioni belle come un incidente, incendi in metropolitana, purtroppo si fanno solo incendi, quindi tutto quello che è il soccorso tecnico urgente ci riguarda solo gli incendi, però ci sono veramente svariati situazioni che, a parer mio, come un incendio di un'aeromobile, sono andato lungo. Insomma, cose un pochettino, interventi un pochettino più particolari da quello di un incendio abitazione che vedremo per svariate missioni. Ok, le scintille, quindi credo che ci troviamo di fronte a un incendio comunque causato da causa elettrica, o comunque dobbiamo staccare l'alimentazione. Vediamo il controllo che ci fa il collega. Ovviamente un controllo, come abbiamo sempre detto, fa in genere il ROS, mentre la squadra prepara le tubazioni, si prepara per tutto. Bene. Allora, io come al solito mi prendo... Ma volevo prendere l'Alligan, ma faccio prima a prendere l'ascia. Intanto faccio preparare le manichette a tutti. E mi faccio un controllo da questa parte. Avevo visto che c'è un'apertura della finestra. Accendiamo la luce prima che mi dimentico. Ok, qui non è stata ancora interessata dall'incendio. Volevo vedere se trovo il quadro elettrico, ragazzi. Potrebbe essere questo. Ok, vediamo quindi di entrare. Facciamo uscire un po' di fumo. Come vi ho già detto, non è la cosa
Migliore del mondo questa, ma vediamo un po' se riesco. Tanto questa è la porta di accesso, ok. Ah, no, ecco, ho fatto veramente bene. Complimenti Alessio, bravo, 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 hai fatto un ottimo lavoro. Ci sono i ragazzi qua, abbiamo un backdraft sicuro, progresso rapido del fuoco, quindi via. Mi riferisco qui a sinistra, ovviamente. Ok. Allora, in questo caso la vittima la trasportiamo noi perché l'ultima volta ci siamo ammattiti per fargli portare via la vittima, quindi voglio proprio evitare, chiudi la porta. Bene, voglio proprio evitare che mi rigironzola intorno una settimana e facciamo. Allora, loro mi hanno già preso, ok, facciamo spegnere l'incendio a loro in modo tale che almeno qualcosa fanno. Vediamo un po' se io posso più che altro passare dalla finestra, ma con una persona credo di no. Attraverso la finestra, anzi sì. Bene, la portiamo fuori noi, cosa che mi sarebbe piaciuto far fare ai ragazzi con l'intelligenza artificiale, ai miei colleghi, ma così non sarà, ma intanto ci proviamo, prepariamo un po' una tubazione. Oh, vedi, questo collega sta qui, giustamente dice, vabbè, io che devo fare nulla, tanto lavorano gli altri, gli dà proprio le spalle, quindi mi litico. Allora, l'ambulanza è qua sulla destra. E comunque nel tragitto fino a qua vi dicevo ci sono missioni anche particolari che stanno introducendo, ma vedremo, ci sono anche incendi a livello di magazzini, a livello industriali, quindi sicuramente un pochettino più complessi e anche direi io in parte più divertenti per noi, visto che comunque si sta parlando di un gioco. Equipaggio a lancia, bene, aggancio la lancia, fissa e andiamo a spegnere il nostro incendio. Che vedo che sta divampando proprio, anche se non vedi i colleghi che buttano acqua, sì, parzialmente, ma insomma non è che si danno troppo da fare, ecco, diciamo così. Qui sta bruciando praticamente il mondo. E poi il bello è che ho messo quei due colleghi là, anzi, sì, due colleghi a guardare e sperare che non facessero incendiare tutto, e invece sicuramente la casa, ragazzi, sarà completamente avvolta dalle fiamme. All'interno mi riferisco, però io sinceramente questa posizione non mi piace perché così non ci capisco niente da parte. Non capisco se la porta è qua davanti oppure no. Vediamo se riesco a buttare giù queste. Perché le fiamme io da qua non le vedo. C'è fumo ma non vedo le fiamme. Però sembrava che dentro comunque ci fosse arrivato. Vabbè, sai che c'è? Seguiamo Dom all'incendio nella camera da letto, andiamo a fare quello perché vorrei che poi il gioco ci fa stare come l'altra volta 14 ore lì a spegnere un incendio che non si spegnerà mai, e quindi noi facciamo come ci dice. Ecco, giustamente io la. No, questa è la porta d'ingresso. Quindi la camera da letto quale sarà? Sarà questa qua dove c'era il backdraft, che appunto noi conosciamo, quindi loro li lasciamo là o ci mettiamo qui laterale. Ovviamente, ragazzi, è un gioco e assolutamente lo affrontiamo così, ma nel caso di progressi rapidi del fuoco come il backdraft non è che ci mettiamo a giocare nella realtà noi di Vigili del Fuoco ad aprire le porte, aspettare che ci sia questa esplosione per poi entrare, insomma, non funziona assolutamente così. In questo caso, per darvi un dato tecnico, se è possibile si dovrebbe fare una ventilazione verticale, quindi dovremmo far uscire, evacuare i fumi e i gas caldi dell'incendio dal tetto da sopra, perché l'importante, cioè perché avviene comunque sia questa esplosione, avviene perché con l'apertura della porta, ve l'avevo già spiegato nella simulazione, comunque molto. Facendola in realtà in maniera molto più riduttiva rispetto a quanto vi avevo spiegato prima, c'è cioè da fare sempre l'assurdo e c'è cioè a buttarsi nelle fiamme, se no non arriviamo a giorno. E molto, molto velocemente, ragazzi, entra a piano focolaio, nel senso le fiamme ovviamente partono dal basso, e che succede? Che al piano del focolaio gli arriva
ovviamente aria fresca, gli arriva ossigeno e quindi l'incendio riparte con estremo vigore e si crea quindi così l'esplosione. Cosa succede invece facendo un'apertura sul tetto? Quindi non facendo entrare, perché nella parte alta ovviamente ci sono tutti i gas caldi e ci sono quindi diciamo tutta la parte dei fumi. Facendo un'apertura dal tetto, facendo un'apertura superiore, andremo a far espellere, evacuare tutti i fumi dall'alto e solo a quel punto si potrà, quando già la maggior parte dei fumi e dei gas caldi, che come vi ho detto in precedenza sono proprio loro a creare questa combustione, questo processo rapido del fuoco molto veloce a creare l'esplosione, una volta che se ne sono andati quasi tutti, ripeto, passando dall'alto e avendo anche un raffreddamento, comunque sì, essendo anche trattati quest'ultimi da chi fa la ventilazione dall'alto, ecco il perché vediamo spesso e volentieri i nostri colleghi americani che hanno la possibilità di tagliare i tetti, avendo tetti in legno, che fanno queste aperture in legno, cioè di queste aperture sul tetto. A quel punto una squadra potrà accedere, in quel caso in sicurezza, a questa stanza, perché non ci sarà più, o sarà comunque mitigato, il rischio di una possibile esplosione, proprio per questo discorso, ragazzi, che comunque il nostro pericolo, quindi l'accensione repentina dei gas caldi, è stata mitigata dalla nostra apertura nel soffitto. Qui vedo che riabbiamo nuovamente il nostro classico incendio indomabile. Io non capisco perché, secondo me hanno modificato qualche cosa in questo gioco, perché l'avevo quasi finito, non era arrivata la fine, ma sinceramente si operava molto bene. Invece adesso qui vedo che proprio continuiamo a buttare acqua come se stessimo buttando acqua su un incendio mare di idrocarburi, ma qui stiamo parlando tutti di incendi di classe A, quindi insomma l'acqua ci dovrebbe essere sufficiente, anche se stiamo studiando le nuove schiume di nuove, insomma non sono nuove in realtà, le schiume di classe A, che ci permettono di operare in situazioni in cui combustibile solido comunque viene raffreddato, soffocato e viene mitigata la possibilità delle riaccensioni tramite la schiuma. In genere abbiamo sempre utilizzato schiuma di classe B invece noi in Italia, che riguarda ovviamente la possibilità dell'estinzione di liquidi infiammabili. Vabbè, dai, qualcosa si riesce a fare. Io i miei colleghi li ho lasciati sempre là, ma tanto so che li ho lasciati lì per non fare nulla in realtà, quindi sbaglio anche io magari a giocare, che faccio tutto da solo, ma almeno magari non mi arrabbio, o mi arrabbio con me stesso come abbiamo fatto l'altra volta. Basta che non mi sto chiudendo nel fuoco da solo, poi vedete, ecco, anche questo. Anche questo fatto che quando ci alziamo vediamo comunque, entriamo, tecnicamente si chiama nel piano neutro, quindi ci scotteremo la testa, non riusciremo mai a stare in piedi in una situazione del genere, però è simpatico e bello vedere comunque che è stato tenuto conto dai creatori del gioco, dagli sviluppatori, che ci dà sicuramente maggior realismo. Vorrei provare a chiedere a tutti di venire qua. Perché questo incendio in realtà è quello che viene da fuori, pensando così alla parametria dell'abitazione. Tempo rapido scaduto, strano, tanto non c'è più verso di fare la missione in maniera decente. Ma è inutile spegnere l'incendio qua, se poi tanto da fuori sta avvenendo l'inferno. Ma questo sicuramente non è simulazione, perché è un po' assurdo, però vediamo se si riesce di qua. Ah, ecco, forse in questo caso voleva che arrivassero i colleghi, perché comunque non so se buttarmi all'esterno come volevo fare dall'inizio, ma il gioco voleva così e non accontentiamo. Se io faccio attraverso la finestra non la posso attraversare perché c'è il vetro a me. Proviamo da qui. Mannaggia.
Forse siamo in diritto d'arrivo. No, Ale, non parlare, parlo troppo presto. Vabbè, io penso che possa andare fuori, no? Finestra questa è aperta. Questa, ok, ci sarà da andare fuori. Mammina. Dai su, veloce. Qui sicuramente c'è da far evacuare i fumi. Quello poco ma sicuro. Ah, e qui ci abbiamo sempre il solito problema, che dovremmo sfondare la porta. Ma io passo dalla finestra e la porta rimane chiusa. Ma non ho capito perché non può correre con la lancia in mano. Certe faticate noi ci facciamo e invece loro possono solo camminare. Bene, bene, bene. Ah, qua fuori c'è ancora l'inferno e sicuramente poi rientro e sarà bruciata nuovamente anche tutta la stanza. Vabbè, almeno qualcuno lo chiama. Vediamo che si riesce a fare qua. Non mi appare più neanche, ecco, gli incendi quelli che spegnono. Piano piano, piano piano raggiungeremo il risultato, molto piano, ma raggiungeremo il nostro risultato, ne sono certo. Comunque sì, credo proprio che voleva che prima si andasse in camera, si spegnesse la camera da letto, che ripeto, ho l'impressione e teoricamente è giusto che sarebbe nuovamente incendiata e poi si spegneva. Teorie del gioco. E noi ce le mandiamo bene. Soltanto che ci vengono delle missioni praticamente lunghissime. Tempo medio scaduto anche addirittura. Siamo stati praticamente non lentissimi di più. Io rimango dell'idea. E infatti dentro c'è nuovamente tutto l'incendio. Anche avendo lasciato un collega, è riuscito a far prendere fuoco nuovamente tutto. Mannaggia. Ma perché? Che ho fatto di male? Ma poi ho lasciato questa cavolo di porta a metà, quella là sulla nostra destra. Ora rifaccio il giro. Oh, ce l'abbiamo fatta dopo solo 15 minuti, avendo preso il minimo del punteggio, siamo riusciti a portare a termine la nostra missione. Bene, 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 male, male, direi più che bene, bene. Va bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, se avete suggerimenti sono qua a vostra disposizione, ci vediamo nella prossima missione, grazie di seguirmi, vi aspetto nei commenti, ciao! Ciao capo ricevuto, poi quando arrivate a Piano Serra guardate di ricongiungervi con l'altra squadra, così lavorate meglio assieme.